Buongiorno a tutti, oggi sono a spasso per la mia città che devo andare a fare una commissione e allora faccio la diretta al volo. Fortunatamente di questa news che vi do oggi molti giornali in Italia parlano, meno male, la trovate ampiamente sulla rete. È stata votata ad amplissima maggioranza al Parlamento europeo lo schema di direttiva sulle plastiche monouso, o meglio contro le plastiche monouso. Tutta una serie di plastiche dal 2020 non dovrà più essere commercializzata, come le cannucce, gli agitatori, quelli per fare i drink, le posate, in particolare penso ai vari cucchiaini per il gelato, per esempio, e altri, i bastoncini, le aste per devo guardare dove vado. E la gente attorno giustamente mi guarda un po' stupita, ma le aste per i palloncini, dicevo, gli agitatori per i drink, i cotton fioc e un'altra serie di oggetti monouso. Anche per alcuni di cui non c'è l'alternativa, in particolare ancora non c'è un'alternativa valida oggi, le confezioni per contenere il cibo, ad esempio il polistirene espanso, come quello che contiene gli hamburger, eccetera, anche se secondo me ci sono quelli in carta che vanno benissimo, ma per questi è prevista una deroga fino al 2025. Viene chiesto, pensate, questa è una cosa molto quotidiana per noi italiani soprattutto, che occorre riciclare il 90% delle plastiche da imballaggio, cioè da bottiglie vendute. Io sono sempre dell'idea, come sapete, che è meglio ridurre, ma abbiamo un target ambizioso di raccolta avvio al riciclo delle bottiglie. Che dire di altro? C'è una nota un po' strana, per la verità, che mi lascia perplesso, che questo obbligo non è applicato ai sacchetti ultraleggeri, quelli da 1,5 micron, che mi fa pensare, mi fa anche, perché sembrava l'Italia è stata la prima a eliminare, tra le prime in realtà, non la prima, ma a eliminare i sacchetti sostituendoli con quelli biodegradabili compostabili, e invece questi non hanno obblighi in questo momento, così come mi lascia perplesso il fatto di estendere questa applicazione di divieto anche ai materiali che ho citato prima, tipo il cotton fioc, eccetera, cioè il monouso, anche se prodotti con plastiche biodegradabili e compostabili. Ora, se da un lato gli stessi produttori di bioplastica cosiddetta sottolineano quanto sia importante cambiare il gesto e quindi che le bioplastiche non siano un alibi a gettare, e ripeto, sono i primi produttori a sostenerlo, dall'altro non capisco questa necessità di sottolineare, di estendere l'applicazione della direttiva anche questi manufatti, perché in fondo dei due l'una: o non siamo certi che queste plastiche siano davvero biodegradabili e compostabili, e allora sarebbe un problema grave, ma non c'è evidenza di questo, o allora in qualche modo si sta facendo un danno soprattutto all'industria italiana, che è stata quella che in Italia ha lanciato questi prodotti ed è leader mondiale. Vediamo, adesso ci sarà comunque ancora il dibattito in consiglio e poi ci saranno le leggi di recepimento. Sappiamo che l'Italia, con il ministro Costa, ha già avanzato una proposta di legge che addirittura anticipava la direttiva. Io credo che sia il momento di fare rete, di stare insieme tra cittadini attraverso l'associazionismo e le associazioni, tra le imprese, che in Italia a mio avviso sono leader dell'economia circolare, quindi possono dare un contributo significativo, e la distribuzione e le istituzioni. Mettendoci insieme, secondo me possiamo fare una buona legge nazionale. Intanto, tra una settimana scadono le iscrizioni alla settimana europea riduzione rifiuti, questo può essere una buona occasione
per impegnarsi anche anticipando la direttiva ed eliminando dalle nostre case la plastica monouso, usa e getta. Come dice l'hashtag SER18 Time to Detox. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao.